occasione del 21° anniversario della nascita del Comune Autonomo di Boville, siamo stati qui ospiti della scuola Primo Levi ad illustrare il bimillenario della morte di Augusto e la storia del nostro territorio, tra cui Marcantonio, Pompeo Magno, Giulio Cesare, lo stesso Cesare Augusto e i personaggi, anche le donne dell'epoca, tra cui Giulia, la figlia di Giulio Cesare, che andò in sposa a Pompeo Magno, la Claudia, la prima moglie di Augusto, figlia di Fulvia e di Clodio, e la stessa Clodia, sposa di Metello Celere, che fu la famosa amante di Catullo, la famosa lesbia. A questi personaggi è chiaro che è legata alla storia del nostro territorio, perché essi vivevano in questi posti, in Boville, l'antica città dedicata proprio alla dinastia Giulio-Claudia. Boville, ricordiamo che è l'odierna Frattocchie, quindi il posto che siamo andati a studiare e ad evidenziare i siti archeologici è proprio quello dell'odierna Frattocchie, dove possiamo ancora ricordare i resti ben visibili degli archi del famoso circo di Boville, probabilmente già in uso in epoca dell'imperatore Cesare Augusto, in quanto ci sono dei ricordi storici, anche bibliografici, che attestano l'utilizzo del circo già in epoca augustea. E oltre a questo ci sono illustrazioni che riguardano il circo, illustrazioni di schiavi fatti nel 1800 dal Tambroni, proprio lo scopritore del sito archeologico più importante, appunto, della città di Boville, e nel contempo altre successive scoperte e ritrovamenti che hanno ampliato probabilmente le conoscenze che fino ad ora avevamo. Quindi siamo andati ad analizzare ad esempio alcuni tratti della via sacra che percorrono il nostro territorio. Qui ad esempio è un ritrovamento fatto sotto Castel De Paolis, dove sorgeva l'acqua Tepula, il famoso acquedotto dell'acqua Tepula dei Romani, nasceva proprio sotto la casa vitivinicola di Castel De Paolis. Qui ad esempio c'è l'illustrazione di Villa della Sirena, una villa costruita nel 600 dai Colonna per ospitare il Papa che andava poi a Castel Gandolfo, dove aveva la sua sosta il Papa per il cambio dei cavalli. È costruita su una villa probabilmente di cui parla anche Cicerone nella Promilone e di cui ci sono ancora i resti. Ora è proprietà dei frati Trappisti, e dove c'è anche il monastero dei Trappisti. Oltre a questo abbiamo illustrato la possibilità di andare a studiare il percorso della via Ansiate, che incrociava proprio nei pressi di Frattocchie l'antica via Appia Antica. La via Ansiate era una strada ancora più antica dell'Appia, in quanto era il punto di collegamento tra l'interno del territorio con il porto naturale di Anzio. Quindi era usata già dai popoli più antichi per i commerci e la transumanza degli animali, delle pecore, dei buoi, e quindi una storia molto antica, ancora prima di quella romana. Altri elementi che abbiamo evidenziato è proprio l'esistenza nell'antica Boville di un centro dove la cultura, l'arte e la socializzazione delle persone avvenivano, che era proprio il centro dell'antica Boville, dove era presente un circo, un teatro, addirittura una scuola di teatro. Il famoso Acilius Eutiche nominato divenne uno dei più grandi attori tra il primo e il secondo secolo d.C. e a lui fu dedicata addirittura una statua nei pressi del teatro, una statua a lui dedicata proprio per ricordarne l'importanza di questo attore che aveva messo su questa grande scuola di teatro.
una storia importante legata al nostro territorio sono questi due ad esempio ritrovamenti fatti da in epoche successive, diciamo precedenti. Una riguarda addirittura le gambe dell'Ercole Farnese, una famosissima statua su cui sembra che anche Michelangelo abbia preso ispirazione, in quanto il braccio ad esempio dell'Ercole Farnese, quello portato dietro la schiena, sembrerebbe abbia ispirato la famosa Madonna alla Scala di Michelangelo. Lo stesso dorso dell'Ercole sembra sia l'ispirazione di un'altra, la famosa Battaglia dei Centauri. Opere giovanili di Michelangelo, che più o meno poteva avere 16 anni, quando si incontrò probabilmente con il ritrovamento di questa statua. Allora, all'epoca lui era un allievo nel Giardino dei Medici, voluto da Lorenzo il Magnifico. Lorenzo il Magnifico aveva voluto Michelangelo proprio in questa scuola, e dove lui, Lorenzo il Magnifico stesso, cercava di portare tutte le opere romane trovate, le sculture romane importanti trovate, come modello per ispirare i suoi artisti. E presumibilmente, essendo stata questa statua trovata, il torso, nel 1450 alle Terme di Caracalla, e la testa addirittura in un pozzo di Trastevere, le gambe nel 1500 furono ritrovate a Boville, proprio nei pressi del circo, dei ruderi poi scavati dal Tambroni. Possiamo immaginare che questa statua fosse stata voluta proprio di epoca augustea, scolpita nel periodo di Augusto, possa essere stata voluta da Cesare Augusto, diciamo anche proprio nel circo, a manifestare proprio la sontuosità del posto e anche la dedica che il circo aveva ad Ercole, proprio perché i circhi erano dedicati ad Ercole. Quindi mi sento di dire che questa statua probabilmente ornava il famoso circo di Boville e che nello stesso tempo abbia ispirato uno dei più grandi maestri geni della storia, Michelangelo. Oltre a questo ritrovamento, è stata ritrovata nei pressi del circo, probabilmente nei pressi del santuario, nei pressi del circo, la tavola capitolina. Fu trovata da un certo Spagna, un canonico, mentre era a caccia, e poi ereditata dalla famiglia Spada e successivamente donata ai Musei Capitolini. In questa tavola capitolina si parla del mito di Enea, e che quindi Giulio Cesare discendesse da Iulo, figlio di Enea, da Ascanio. Proprio per questa discendenza diretta, infatti, Boville era noto che fosse abitata dagli Albani Longani Bolivillenses, di cui abbiamo un'epigrafe molto nota ai cultori dell'arte e che testimonia come essi fossero i discendenti di Alba Longa. Ora, i miei studi stanno portando sicuramente un contributo anche su questa strada, perché ci sono dei buoni elementi che ci conducono a ipotizzare che, giustamente, come anche gli storici hanno detto, gli abitanti di Boville erano discendenti di Alba Longa, e quindi probabilmente il territorio di Alba Longa era molto vicino a quello del territorio occupato dalla città di Boville. Questo è quello che abbiamo raccontato ai ragazzi e agli insegnanti della scuola Primo Levi che ci ha ospitato in questo anniversario, appunto ricordiamo il 21° anniversario della nascita del Comune Autonomo di Boville.